La Scandone perde il big match contro l'Olimpia Milano con il punteggio di 82 a 75 e i biancoverdi resistono tre quarti, poi calano nell'ultimo periodo di gioco con Milano che prende il sopravvento e guadagna altri 2 punti in classifica rimanendo al vertice del campionato italiano. Per la City Cast Scandone hanno influito certamente le difficoltà fisiche più che quelle tecniche perché la squadra di Sacripanti ha dovuto rinunciare innanzitutto a Shane Laval che non è sceso in campo per via di un problema al ginocchio, poi come sappiamo c'è anche l'assenza di Amadi Ndiaye che all'andata fu un vero e proprio fattore. Kirill Lofesenko ha giocato una grande partita finché è durato perché poi coach Stefano Sacripanti deve dosare le energie del pivot ucraino che ha sempre i suoi problemi al ginocchio. Ed è per questo motivo che si può spiegare anche la sconfitta. Certo, poi si giocava contro Milano che nel secondo tempo ha migliorato le percentuali dal tiro che erano state pessime nel primo tempo, ha trovato anche un miglior gioco di squadra, una migliore circolazione di palla e giocatori in un grande momento come Davide Pascolo che ha giocato molto bene rispetto alle ultime prestazioni, lo stesso Mitov che continua il suo periodo positivo e sotto canestro poi la fisicità, l'intensità di Gudaitis e Tarzinski hanno fatto la differenza e soprattutto la differenza l'ha fatta la difesa di Milano che ha lasciato poco e niente, soprattutto negli ultimi 15 minuti di gioco alla formazione avellinese che adesso però dovrà tornare in campo perché mercoledì c'è l'appuntamento con la FIBA Europe Cup e i biancoverdi devono vincere per accedere in semifinale, però bisogna fare i conti anche con questa situazione infortuni, soprattutto con Amadi Ndiaye e Shane Lavalla che andranno a visita proprio mercoledì e da quello potrebbe anche decidersi il destino della formazione biancoverde che potrebbe ritornare sul mercato, il che sembrerebbe urgente, visto il bollettino medico.